Oggi vi offro un raro caso in cui faccio un podcast in italiano. Datemi un secondo solo per dire una cosa ai miei ascoltatori inglesi che sono finiti su questo video per sbaglio e ritorno subito con l'italiano. Quick message for those of you guys who are used to listening to me speaking in English or at least whatever approximation of the English language I normally speak... Uh, this particular episode you're gonna hear is gonna be entirely in italian it's an italian version that i did of the beginning of my bruce lee series if you want to check it out and you haven't checked it out in english uh, it's part of if you just google history on fire bruce lee or i'll try to put the link in the episode notes or something but it does exist in english but now let me take care of my italian listeners okay so nuovo tornato in italiano Uh, questa è la prima puntata di una serie di sei puntate che ho tenuto in italiano sulla, sulla storia e la filosofia di Bruce Lee. Le altre puntate metto un link nelle, nelle note di questo video, sono, è stato pubblicato da Mondadori, e quindi metto tutti i link relativi se volete sentire le altre cinque puntate per finire la serie, dove le potete trovare. Questa prima puntata ve la offro qui su YouTube. E spero che vi piaccia. Mondadori Studios. Se visitate la tomba di Bruce Lee a Seattle, vedrete incisa sulla pietra una frase lasciata dai suoi amici e discepoli. La frase dice: La tua ispirazione continua a guidarci verso la nostra liberazione personale. Questa non è esattamente il genere di cosa che ci si aspetta di vedere sulla lapide di una qualsiasi star di film d'azione. Se non altro questo dovrebbe essere il primo indizio che Bruce Lee non era solo un'altra atleta o un'altra stella di Hollywood. Era tutte queste cose, certo, ma era anche molto di più. Quando glielo chiesero, sua moglie Linda disse, cos'è questo qualcosa di Bruce Lee che continua ad affascinare le persone in tutti i settori della vita? Credo che sia la profondità della sua filosofia personale che inconsciamente o meno proietta dallo schermo e attraverso i suoi scritti. Nel momento in cui sto registrando adesso è passato mezzo secolo dalla morte di Bruce Lee, avvenuta nel 1973. Eppure cinque decenni non sembrano aver fatto nulla per diminuire la sua fama. Il creatore del judo, G. Okano, ha più o meno inventato le arti marziali moderne, dalla pedagogia, all'uso delle cinture, più o meno ogni altra cosa vi possa venire in mente. Quindi, per come la vedo io, nessuno ha avuto un ruolo così importante come quello di Kano nella storia delle arti marziali. Nessuno, cioè, tranne Bruce Lee. Perché davvero non è esagerato dire che milioni di persone si sono avvicinate alle arti marziali grazie a lui. Nella coscienza popolare nell'immaginario popolare lì non è solo un altro artista marziale e nemmeno uno degli artisti marziali più influenti della storia è l'artista marziale per eccellenza che lì piaccia o meno è del tutto secondario il suo impatto sull'immaginario collettivo è semplicemente innegabile dai giorni di Bruce Lee ad oggi Nessun altro attore asiatico è stato in grado di prendere Hollywood per la gola e comandare la sua attenzione come ha fatto lì. Guardate qualsiasi scena d'azione in un film prodotto negli ultimi 50 anni o giù di lì e riconoscerete la sua impronta. L'azione nel cinema può essere divisa in due periodi, prima di Bruce Lee e dopo Bruce Lee, da quando lui ha riscritto le regole della coreografia dei combattimenti. Faccio davvero fatica a pensare a troppe persone il cui nome e volto siano altrettanto riconoscibili in tutto il mondo. Uno potrebbe viaggiare in un piccolo villaggio africano o visitare una base di ricerca al Polo Sud ed è probabile che ci si possa imbattere in qualcuno che conosce Bruce Lee. E la cosa divertente è che tra i suoi fan ci sono moltissime persone appassionate delle arti marziali, ovviamente, ma anche moltissime persone a cui delle arti marziali non potrebbe importare di meno. Mi ricordo che, quando mia figlia aveva sei o sette anni, vide alcuni spezzoni di Bruce Lee, nemmeno un film completo, e ne rimase impressionatissima. Non le avevo parlato molto di lì e non c'era nessun motivo particolare per cui avesse un tale effetto su di lei, E però era così. E negli anni successivi ha tenuto una foto di Bruce Lee sulle pareti della sua stanza, l'unica foto di qualcuno che non fosse un parente che voleva appendere. E ho visto la stessa cosa accadere a molta altra gente, quindi forse non avrei dovuto esserne sorpreso. C'era qualcosa in lì che affascinava sia gli artisti marziali che i non marziali, anche se per ragioni molto diverse. La mia speranza... È di riuscire in questa serie a trasmettere cosa fosse quel qualcosa. È ovvio che ho di fronte a me un compito arduo, perché non sarà facile dire qualcosa di nuovo o di originale su una persona così famosa e conosciuta dopo che milioni di articoli, libri, documentari, film e persino videogiochi ne hanno parlato senza sosta. Pensate pure che io sia un illuso e forse leggermente, non così leggermente, squilibrato mentalmente? Ma sono profondamente convinto di avere qualcosa da offrire che anche il più documentato fan di Bruce Lee potrebbe trovare interessante. Se ho ragione o se sono penosamente fuori strada, sarete voi a deciderlo quando avrete finito questa serie. Quindi buongiorno e benvenuti a questa serie di podcast che esplora la vita e la filosofia di Bruce Lee. Tanto per presentarsi mi chiamo Daniele Bolelli, sono professore di storia presso un paio di università in California, ho scritto un po' di libri pubblicati sia in Italia che negli Stati Uniti e a partire dal 2015 ho creato un podcast in inglese chiamato History on Fire, che è velocemente diventato fra i podcast storici più diffusi al mondo. Nel corso degli anni ho dedicato episodi di History Unfare a ogni genere di argomento immaginabile, da eventi accaduti 5.000 anni fa alla storia moderna, da pirati cinesi a guerrieri nativi americani, da Caravaggio a Giovanna d'Arco, da monaci zen alle guerre tra conquistadores e astechi. Mi scuso in anticipo per il mio italiano perché sono cresciuto in Italia fino a quando avevo 18 anni, ma è dal 1992 che vivo in California e sia a casa che per lavoro la lingua che uso di più è l'inglese. Quindi per favore perdonatemi espressioni strane che derivano dalla mia mancanza di allenamento con l'italiano e dal fatto che più spesso che no lavoro, scrivo e penso in inglese. Ricordo... La prima volta che sono stato introdotto al lavoro di Bruce Lee avrò avuto forse sette, otto, nove anni. Era l'inizio degli anni Ottanta e Bruce Lee è apparso nel mio salotto su una minuscola televisione a malapena più grande degli schermi dei computer di oggi, che trasmetteva solo tre o quattro canali. Non ricordo quale fosse il film che trasmettevano, ma sono certo che fosse il primo film di arti marziali in cui mi sia mai imbattuto, il primo film con un protagonista asiatico. All'epoca sarebbe stato difficile immaginare che ora, a distanza di tanti anni, mi sarei ritrovato ancora a parlare di lui. Anche in tempi più recenti Bruce Lee ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita. Il mio primo libro pubblicato in Italia quando ero poco più che ventenne, che trattava di filosofia e arti marziali, aveva Bruce Lee in copertina. Sono abbastanza sicuro che l'editore abbia piratato l'immagine, quindi le mie scuse alla figlia di Bruce, Shannon. Parecchi anni dopo l'uscita del libro sono finito in un documentario intitolato I Am Bruce Lee, che ha battuto tutti i record di audience per i documentari su Spike TV e che ha visto la partecipazione di gente come il campione di UFC John Jones, il presidente UFC Dana White, pugili quali Manny Pacquiao e Ray Bumbum Mancini, stelle dell'NBA come Kobe Bryant, attori come Ed O'Neill e Mickey Rourke, divinità del grappling come Gene LaBelle, questo solo per citarne alcuni. Ed è stato grazie a questo documentario sulla vita di Bruce Lee che ho avuto la possibilità di conoscere la figlia di Bruce Shannon e il regista Pete McCormack, che nel tempo è diventato uno dei miei migliori amici. Tra l'altro il lavoro di Pete è fantastico, sia come scrittore che come regista. Quindi tanto per cominciare vorrei dedicare questa serie a coloro che mi sono più vicini e la cui vita è stata influenzata da Bruce Lee. A partire da mia figlia Isabella, a Sovanna Riem, Roberto Bonomelli, Mark Chang, Pete McCormack e naturalmente alla figlia di Bruce, Shannon Lee. A proposito di Shannon, quella che state per sentire la sua voce per un'introduzione a questo podcast che lei ha gentilmente registrato in inglese. Hi, this is Shannon Lee. And whether you like history or not, if you care about bravery, wisdom, passion. Larger than life characters, and some of the most emotionally intense moments in human experience, you have come to the right place. Daniele Bellelli is a university history professor, writer, martial artist, and a friend of mine, and he will be your guide in a journey to the place where history and epic collide. On this episode of Bruce Lee History on Fire. Grazie infinite a Shannon per il suo supporto per il mio lavoro. Chiaramente avere la sua fiducia e approvazione per una serie fatta su suo padre mi fa molto piacere. In ogni caso, bando alle chiacchiere introduttive e cominciamo. Visto che gran parte dell'inizio della nostra storia ruota intorno a Hong Kong, iniziamo con un po' di contesto storico. Nel caso che non siate ferratissimi sulla storia delle guerre dell'oppio del 1800, se non conoscete questa storia vi darò una microversione da bigino in due minuti. Detta semplice semplice, a quell'epoca gli inglesi avevano un deficit commerciale con la Cina, non ne erano felici, e quindi hanno deciso di risolvere questo squilibrio commerciale inondando la Cina le droghe, in particolare di oppio. A tutti gli effetti, la regina Vittoria divenne il Pablo Escobar, il ciapo dell'epoca, grazie al fatto che l'impero britannico si trovò a gestire il più grande traffico di droga della storia. In quel periodo l'oppio era vietato in Cina, ma l'impero britannico non importava perché i soldi sono soldi. E se si deve rovinare la vita di qualche milione di persone in nome di tenere alti profitti, e eh beh, così vanno le cose. Come la maggior parte delle multinazionali create con l'unico obiettivo di fare soldi a tutti i costi, i membri della Compagnia delle Indie Orientali credevano fermamente nel concetto che gli esseri umani sono molto meno interessanti del profitto. La dinastia Qing che governava la Cina in quel periodo non era troppo contenta e quindi ha tentato di porre fine all'importazione di droga nel loro paese. Nel tentativo di mantenere il flusso di denaro della droga, che secondo alcuni rappresentava fino al 20% delle entrate nazionali, l'impero britannico ha risposto dichiarando guerra in quella che sarebbe diventata nota come la prima guerra dell'oppio, tra il 1839 e il 1842. Dopo aver vinto questo conflitto, gli inglesi imposero alla Cina tutta una serie di condizioni. Ai fini della nostra serie, la più importante è che si impossessarono di Hong Kong, che divenne un territorio britannico per più di un secolo. Durante i decenni tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, la tensione tra la Cina e le potenze occidentali continuò a crescere. Alla seconda guerra dell'oppio seguì la ribellione dei Boxer del 1899, in cui i partecipanti animati da un fervente nazionalismo, dal misticismo del kung fu e dalla convinzione di poter fermare le pallottole, sfidarono lo sfruttamento della Cina da parte delle potenze occidentali, ma fallirono miseramente. Il risultato principale fu il crollo della dinastia Al Qing nel 1912 e l'ulteriore indebolimento della Cina. Nel 1937 la missione del Giappone di dominare l'Asia era ben avviata e le truppe giapponesi iniziavano l'invasione della Cina. E in questo periodo, mentre la Seconda Guerra Mondiale continuava a colpire Hong Kong, che nacque Bruce Lee nel 1940. Come vedremo tra poco, Bruce Lee non è nato a Hong Kong, ma vi ha trascorso la maggior parte della sua infanzia e adolescenza. Ma prima che arriviamo a lui, un minimo di storia di famiglia. Suo padre si chiamava Li Hoi Chuen. Proveniva da un ambiente non particolarmente agiato. Definirlo povero sarebbe più vicino a una descrizione veritiera. Il suo destino fu segnato da un incontro casuale con un cantante d'opera quando Li Hoi Chuen aveva solo dieci anni. Il cantante d'opera sentì Li Hoi Chuen che cantava e decise di prenderlo come apprendista nel 1914. Questo era un periodo in cui la dinastia Qing era appena stata rovesciata. La Repubblica era nata, l'impero cinese era arrivato al capolineo. Occorre una precisazione riguardo al termine opera. Quando parlo di cantante d'opera, l'opera in Cina significava qualcosa di molto diverso dall'opera come la intendiamo in Italia. Ne faceva parte una ginnastica di alto livello, arti marziali sul palcoscenico. Pensate al Cirque du Soleil con canto e recitazione teatrale mescolati insieme. Molti anni dopo, dopo che Lee Hoi Chuen era cresciuto e aveva fatto parte di questa particolare compagnia per molto tempo, il suo gruppo fu invitato a esibirsi per Sir Robert Ho Tong Bosman, che era l'uomo più ricco di Hong Kong all'epoca. E fu lì che Lee Hoi Chuen attirò l'attenzione di Grace Ho nipote di Ho Tong Bosman. L'autore Charles Russo racconta così tutta la storia. Dopo essersi invaghita di lui, mentre era spettatrice all'opera, Grace era fuggita con Hoi Chuen in giovane età. Sebbene fosse cresciuta a Shanghai, apparteneva all'importante multietnica famiglia di Hong Kong del clan Ho Tong Bosman. Suo nonno Charles Maurice Bosman era un prospero mercante e console olandese, con una vasta gamma di attività commerciali in tutta Hong Kong. Lui sposò una donna cinese, Lady Tse, ed ebbe diversi figli, tra cui Robert Ho Tong, che sarebbe diventato un noto filantropo e uomo d'affari ed è storicamente considerato un'incarnazione hongkongese di Andrew Carnegie. Il padre di Grace era Ho Kong Tong. Che nelle fotografie appare molto più cinese puro sangue rispetto ai suoi fratelli, dall'aspetto eurasiatico, ed era probabilmente il frutto di una relazione dei Lady Tse con un servitore cinese. Ho Tong rese estremamente orizzontale un albero genealogico già labirintico, avendo 29 figlie tra una moglie e 13 concubine. Un recente libro scritto dal pronipote di Ho Tong. Eric Peter Ho sul tema del loro albero genealogico fa riferimento a Grace come l'ultimo tassello del puzzle della famiglia di Høkon Tong, citandola come figlia della sua amante meticcia di Shanghai. Tuttavia, anche se di solito si dice che uno dei suoi genitori fosse tedesco, l'esatta composizione razziale di Grace rimane ambigua. Infatti durante i colloqui con i funzionari dell'immigrazione statunitense prima di lasciare San Francisco nel 1941, Grace dichiarò formalmente che suo padre era cinese e sua madre inglese. A prescindere dai particolari, Bruce discendeva da una famiglia di Hong Kong in cui l'integrazione razziale era stata a lungo considerata non un problema. Ok, qui finisce la citazione, però se è vero che l'etnia non era un problema. Lo era invece la classe sociale. Il fatto che provenendo da una famiglia ultra ricca Grace volesse sposare un attore povero non andava proprio benissimo alla famiglia, che quindi le tagliò il sostegno finanziario. Ma Grace era disposta a pagare quel prezzo, a sposare l'uomo che voleva piuttosto che essere obbligata ad un matrimonio combinato. Decisione chiaramente coraggiosa. Non avendo accesso alle ricchezze della famiglia, toccò quindi a Li Hoichuen e alla sua carriera di attore di provvedere al loro sostentamento. Ebbero un bambino che morì a poche settimane dalla nascita, il che è ovviamente tragico in ogni cultura, ma anche di cattivo auspicio nel contesto della tradizione cinese. Secondo le credenze culturali prevalenti all'epoca, per allontanare la rabbia degli spiriti ancestrali, il secondo figlio della coppia avrebbe dovuto essere una femmina. E così adottarono una ragazza di nome Phoebe. Alcuni dicono che lo fecero per evitare la sfortuna, altri dicono che era la figlia di Hoi Chuen con un'altra donna. Ad ogni modo, Grace diede alla luce anche un'altra figlia di nome Agnes, poi un figlio, Peter, che venne vestito con abiti femminili per ingannare gli spiriti, che avrebbero potuto tentare di strappare il prezioso bambino ai genitori. Finalmente nel 1939 la compagnia teatrale di Lee Hoi Chuan fu invitata a fare una tournée negli Stati Uniti, che sarebbe durata per un anno. Questa prospettiva era piuttosto allettante, dato che nell'autunno del 1939 le truppe giapponesi stavano avanzando molto vicino a Hong Kong. Meno allettante però, era il fatto che solo un membro della famiglia avrebbe potuto viaggiare con Hoi Chuan. L'obiettivo del tour era raccogliere fondi dai cinesi all'estero per sostenere la resistenza contro il Giappone. E pur non essendo entusiasta di lasciare i figli, Hoi Chuan scelse di compiere il suo dovere patriotico nel modo migliore di cui fosse capace, quindi andò in tournée e raccolse i soldi. E Grace andò con lui mentre la suocera avrebbe badato ai loro tre figli. Ben presto Grace rimase di nuovo incinta e il 27 novembre 1940, mentre la tourneva a San Francisco, diede alla luce un bimbo nell'ospedale di Chinatown. Lo chiamò Jun Fan. Una delle infermiere dell'ospedale suggerì di aggiungere il nome americano Bruce, e quindi pochi giorni dopo essere uscito dal grembo di sua madre, Bruce li era già in un film perché un regista amico di suo padre ha bisogno di un neonato per una scena, e quindi usarono Bruce per un film intitolato Golden Gate Girl. Nel film doveva trattarsi di una bambina, quindi lo vestirono di conseguenza, che andò benissimo per la famiglia lì, visto che erano ancora determinati a ingannare gli spiriti maligni che volevano i loro figli maschi. Bruce infatti sarebbe stato presto nominato Siphon, che avevo visto tradotto come Piccola Fenice o Piccolo Pavone, in ogni caso un nome femminile in cinese, indipendentemente dalla traduzione esatta. E nel caso in cui gli spiriti fossero troppo astuti per lasciarsi scoraggiare solo da un soprannome femminile, la famiglia di Li fece di tutto per vestirlo con abiti femminili e fargli indossare un orecchino fino al suo nono compleanno. A quel punto decisero che l'ira degli spiriti era stata evitata. Nell'aprile del 1941, dopo aver trascorso i primi mesi di vita negli Stati Uniti, lì stava per incontrare per la prima volta fratello e sorelle a Hong Kong, dopo un viaggio di 18 giorni in nave. Il tour negli Stati Uniti era finito ed era adesso giunto il momento di riunire la famiglia. Pochi mesi più tardi, le forze giapponesi invasero Hong Kong. Si racconta che mentre le truppe imperiali combattevano per conquistare la città, il padre di Bruce si stava rilassando con un amico in una fumeria d'oppio. A dimostrazione del fatto che la Seconda Guerra Mondiale non era una passeggiata, un attimo prima erano lì a fumare allegramente l'oppio e un attimo dopo una bomba distrusse il tetto sopra di loro. La bomba non esplose, il che fu una fortuna per il padre di Bruce, ma fu una magra consolazione per il suo amico che rimase schiacciato dal crollo. Per gli anni successivi Hong Kong sarebbe rimasta sotto l'occupazione militare giapponese. Inutile dire che questi erano tempi caotici e spaventosi. C'era mancanza di cibo, e la popolazione della città diminuì di quasi due terzi tra morti e scappati. Tutti i cinesi che non si inchinavano per strada quando incontravano i soldati giapponesi, a questi gli veniva tagliata la testa. Fortunatamente per Li Hoi-chuan, ai giapponesi piaceva un sacco l'opera cinese, quindi la sua famiglia se la passò meglio di altre. A causa del crollo dei prezzi delle case, furono in grado di acquistare alcuni immobili a prezzi bassissimi, una mossa che si sarebbe rivelata molto redditizia nel dopoguerra. Ma anche se è vero che la famiglia Li stava meglio di molti altri a Hong Kong all'epoca, non è esattamente che nuotassero nel loro né durante la guerra né negli anni successivi. Dopo la morte del fratello di Li Hoi Chuan, piuttosto che vedere la cognata, il padre di Bruce invitò lei e i suoi cinque figli a vivere con loro. Immaginate un attimo sei persone in più sotto il vostro tetto e non in una villa gigantesca, stiamo parlando di due camere da letto e un bagno per Bruce e quattro tra fratelli e sorelle, ci fu anche un nuovo arrivato Robert, nato dopo Bruce, più la madre, il padre, a cui aggiungiamo la cognata del padre di lì e i cinque figli. C'erano anche dei domestici, quindi quasi 20 persone, tutte sostenute dalla recitazione di Yui Chuan, tutte che si dividevano due camere da letto e un bagno, non poveri per gli standard dell'epoca, ma decisamente non ricchi. E questo è il potere della cultura, perché nelle culture che privilegiano l'individualismo rispetto ai legami familiari, trovarsi in mezzo a una strada è sempre una possibilità in caso di un improvviso disastro economico. Lo dimostra l'altissimo tasso di senza tetto in luoghi come gli Stati Uniti di oggi. Nelle culture in cui i legami familiari invece sono di primaria importanza, finché qualcuno ha i mezzi, Nessuno dei suoi parenti finisce per strada, anche se questo significa far vivere quasi 20 persone in una casa con due camere da letto. E il fatto è che se si cresce in questo tipo di cultura, non ti sembra nemmeno una cosa strana, perché le tue idee sulla privacy o sullo spazio personale sarebbero così diverse che ci saresti abituati. In ogni caso, dopo aver vissuto per diversi anni sotto l'occupazione giapponese, la famiglia Lee era ancora a Hong Kong quando gli inglesi accettarono la resa giapponese e ripresero la città. Considerando che la Cina stava per essere distrutta dalla guerra civile tra comunisti e nazionalisti, forse finire nelle mani degli inglesi non era il destino peggiore che potesse capitare a Hong Kong. Alla fine della seconda guerra mondiale la popolazione tornò a vivere a Hong Kong e il costo delle case aumentò, quindi la famiglia Lee guadagnò un po' di soldi. Come abbiamo accennato in precedenza, il padre di Bruce Lee era un grande amante dell'oppio. Sfortunatamente per lui, dopo essere entrata in guerra nel XIX secolo per il diritto di vendere l'oppio ai cinesi, nel XX secolo la Gran Bretagna aveva cambiato idea e aveva messo l'oppio fuori legge. Quindi i poliziotti britannici tormentavano il padre di Lee e lui doveva continuamente corromperli perché facessero finta di niente. La cosa era imbarazzante e quindi suo padre decise di smettere con l'oppio. Ma anche dopo aver abbandonato definitivamente con la sua abitudine di fumare oppio, Li Hoi Chuan non fu comunque particolarmente presente nella vita di Bruce. In un certo senso era più che comprensibile. Il povero uomo lavorava come un cane per garantire che le quasi 20 persone che dipendevano da lui avessero un tetto sopra la testa e cibo da mangiare ma questo fatto molto reale e concreto non cancellava però il bisogno di bruce di un padre di una forte figura maschile che lo guidasse che semplicemente non c'era se questa assenza paterna abbia avuto meno a che fare con la personalità esplosiva di bruce non è dato a saperlo si torna all'annosa questione natura contro educazione, se sia la natura o le circostanze in cui uno è cresciuto che, che, sono, che forgiano la personalità. E nel caso di Bruce Lee, quello che è fuori di discussione è che lì possedeva un carattere molto intenso fin da bambino. Era indubbiamente molto intelligente, ma a differenza del fratello maggiore Peter, aveva pochissimo interesse per l'istruzione scolastica. Spesso saltava la scuola, odiava star seduto, a concentrarsi su materie per cui non aveva alcun interesse. Quindi, in un certo senso, paradossalmente, amava imparare e odiava la scuola. E a causa della sua energia iperattiva, la famiglia lo soprannominò Non sta mai fermo, no? si riferivano così a lui. Il fratello maggiore Peter che... Avrebbe in seguito ottenuto un dottorato in fisica, sarebbe diventato uno scienziato. Raccontava che di notte Bruce tirava pugni e urlava nel sonno. Come diceva Peter, era teso anche nel sonno. L'unico modo in cui si calmava era leggere libri e fumetti. Era anche soprannominato dalla famiglia why baby o bimbo perché, visto che non riusciva a dal trattenersi al mettere in discussione tutto e tutti. Nel contesto odierno gli sarebbe stata quasi certamente diagnosticato il uh, deficit di attenzione e iperattività. Suo fratello Robert, l'altro suo fratello, racconta, cito le sue parole, aveva quasi un disturbo che lo riempiva di troppa energia extra, come un cavallo selvaggio che era stato legato troppo a lungo. Questo mi ricorda Alcune citazioni che sembrano essere state scritte pensando a Bruce Lee. Ad esempio, lo scrittore giapponese Yukio Mishima, che scrive: Non esiste un eccesso di energia. Quando un leone corre a tutta velocità, sotto i suoi piedi i campi scompaiono. Può persino passare accanto alla preda che stava inseguendo fino all'estremità del campo. Perché? Perché è un leone. E in un'altra frase, o meglio, un paio di frasi di William Blake. Una dice: L'energia è un'eterna delizia. In un'altra scrive: La strada dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. E una terza citazione scrive: Non saprai mai cos'è abbastanza, se non saprai cos'è più che abbastanza. Tutte queste sono frasi che sembrano molto adatte a descrivere la personalità di Bruce da ragazzino. Quando so mamma, lo rimproverò. E gli chiese come pensava di guadagnarsi da vivere quando fosse cresciuto, visto che non prendeva sul serio la scuola. Lui rispose che sarebbe diventato una star del cinema. E si dice che lei abbia risposto: Non riesci nemmeno a comportarti come una persona normale. Come pensi di diventare una famosa star del cinema? E questo è il punto che la signora lì non coglieva. Le persone normali non realizzano cose straordinarie. Come raccontava Friedrich Nietzsche, al di fuori dell'ordinario ci sono quelli che stanno sotto e che stanno sopra dell'ordinario. La maggior parte delle persone che non riescono a essere normali, per mancanza di un termine migliore, lo fanno perché mancano dei requisiti di base, ma non incontreranno nemmeno la grandezza. Alcuni però ci riescono. E sua madre dice che lui aveva sempre questa convinzione, che lei francamente non capiva di avere un destino speciale e alla luce degli eventi successivi è chiaro che aveva ragione lui e non lei. Già da bambino aveva le sue ragioni per sognare il successo nella recitazione. Dopo che la Cina era diventata comunista e la censura sui film era diventata ancora più stringente, Hong Kong si era trasformata nella capitale del cinema cinese. Suo padre quindi cominciò a passare dagli spettacoli dal vivo dell'opera cinese alla recitazione cinematografica. A Bruce fu offerta una parte in un film quando aveva sei anni, e da qui in poi uno via l'altro, ce ne furono molti tra i sei e i diciotto anni. Iniziò a usare un nome d'arte in cui si faceva chiamare Li Xiao o Piccolo Drago Lee. A fine del suo periodo da teenager, per così dire, quando divenne maggiorenne a 18 anni, aveva già partecipato a quasi 20 film. La recitazione, però, non era decisamente l'unico sfogo per la sua energia. Il suo bisogno fisico di consumare tutta quell'energia requieta, combinato con le difficili condizioni di Hong Kong, portava Bruce Lee sulla strada delle arti marziali. All'epoca in cui lui era bambino, Hong Kong era un posto molto caotico, super umido, sovraffollato, povertà assoluta di fianco a palazzi multimiliardari, molti nuovi immigrati in arrivo ogni giorno, in fuga dalla Cina comunista post 1949, un sacco di senza tetto per le strade. Hawkins Chong, che era un amico d'infanzia di Bruce, scrive Hong Kong negli anni 50 era un luogo depresso. Nel secondo dopoguerra Hong Kong soffriva di disoccupazione, di un'economia povera, di sovraffollamento, di senza tetto e di persone che si approfittavano le une delle altre. Le bande si aggiravano per le strade e la delinquenza giovanile dilagava. Quindi, in un posto pieno di poveri e disperati, non c'era esattamente da stupirsi che la violenza di strada e il crimine fossero molto comuni. Non c'erano quasi armi, quindi la maggior parte delle risse erano corpo a corpo, mani nude, alla peggio con i coltelli, di sicuro non con pistole o fucili o cose del genere. Questo era il contesto in cui Bruce Lee si trovava a crescere. Fin da quando era piccolo si trovò a fare a botte con chiunque lo trattasse male. E, e come posso dirlo con delicatezza? Diciamo che non si impegnava molto nel cercare di evitare le scazzottate. Come scrisse lui stesso a un certo punto, ero un teppista e andavo in cerca di risse. La rivalità etnica e di classe sociale tra i ragazzi cinesi e quelli britannici di una scuola vicina raggiungeva spesso un punto di ebollizione, le cose finivano regolarmente a botte. E chiaramente Bruce Lee si trovava sempre nel mezzo dell'azione. Diceva: i ragazzi a Hong Kong non avevano prospettive. I ragazzi bianchi avevano tutti i lavori migliori. e Il resto di noi doveva lavorare per loro. Questa è la ragione per cui la maggior parte dei ragazzi diventavano teppisti di strada. La vita a Hong Kong era pessima. I ragazzi poveri non avevano via d'uscita. Lee stesso si trovò a essere espulso da scuola nel 1956 ci sono parecchie versioni su perché questo sia accaduto ma in un certo senso non conta sono un po non c'è modo di capire quale esattamente è quella corretta quello che sappiamo è che finì poi in un'altra scuola per ragazzi tra virgolette problematici il padre non la prese bene, ma visto che non era presente per tenerlo d'occhio non sarebbe cambiato molto. Bruce cominciò a pensare che considerata la frequenza con cui si batteva per strada e considerate le sue inclinazioni personali, il contesto in cui viveva, che più o meno garantivano che si sarebbe trovato in una rissa dopo l'altra, tanto valeva imparare a combattere meglio, quindi aveva già stato interessato alle arti marziali da tempo. Lui voleva imparare, ma non per ragioni di miglioramento personale, voleva imparare a fare meglio a botte, fine. In quel periodo a Hong Kong le arti marziali non erano ben viste, erano legate ai gangster delle triadi, erano legate a un passato premoderno, quindi non godevano di ottima fama, ma questo non scoraggiò minimamente Bruce. Divenne amico di Hawkins Chong divenne amico anche di William Chong, stesso cognome ma nessuna parentela. William era più esperto e più grande e Bowsley quindi gli chiese di presentargli il suo maestro di kung fu. Dato che userò il termine kung fu più volte, forse è meglio che apra e chiuda rapidamente una parentesi. Il significato originale del termine kung fu si riferisce a qualsiasi abilità acquisita grazie a tempo e sforzo. Ma nel gergo, nel vernacolare popolare, alla fine diventò il nome collettivo delle arti marziali in Cina, anche se originariamente non era un termine specifico per le arti marziali. L'insegnante da cui Bruce Lee cominciò a studiare Sarebbe poi diventato una leggenda negli ambiti delle arti marziali cinesi, con numerosi film a lui dedicati fino ai giorni nostri. Stiamo parlando di Ip Man, uno dei più famosi insegnanti di Kung Fu dei tempi moderni. Ip Man veniva da una famiglia benestante della Cina meridionale. A dimostrazione del fatto che un'educazione relativamente privilegiata non è una polizza assicurativa contro le difficoltà, Ipmen Man dovette fuggire dalla sua città natale durante il periodo dell'occupazione giapponese e in seguito fuggì di nuovo, questa volta per sempre, dopo che i comunisti vinsero la guerra civile e presero il controllo del paese. Dopo la presa di potere dei comunisti, le arti marziali tradizionali in Cina si avviarono rapidamente verso l'estinzione. Il comunismo cinese era in guerra con le pratiche tradizionali. Le arti marziali in particolare erano viste con sospetto sia per la natura gerarchica del rapporto maestro-discepolo che cozzava con l'ideologia comunista, sia per la lunga storia in cui le associazioni di arti marziali erano spesso state su una facciata di gruppi ribelli contro il governo centrale. Quindi le arti marziali in Cina il governo decise di intervenire, cambiarle radicalmente. Molte vennero eliminate. E quelle a cui venne permesso di sopravvivere, gli venne permesso di sopravvivere in versione trasformata. Dovevano diventare una sorta di performance ginnica, come il Wushu moderno, oppure essere una pratica salutista, come il Tai Chi venne cambiato da arte di combattimento a arte più meditativa. Alcuni stili orientati al combattimento sono poi sopravvissuti soprattutto grazie a rifugiati come Ip Man che avevano portato le loro arti a Hong Kong, Taiwan e in altri luoghi del mondo. Hong Kong in particolare diventò uno dei luoghi principali per i maestri di kung fu in fuga dalla Cina. Quando Ip Man arrivò a Hong Kong, la sua ricchezza e la sua giovinezza erano ormai un ricordo del passato. Si trovò nella condizione di dover insegnare arti marziali per sbarcare il lunario. Lo stile praticato da lui era l'Wing Chun, un tipo di Kung Fu incentrato principalmente sui colpi. Aveva una fama per la sua enfasi sull'efficacia al combattimento piuttosto che su tecniche più belle esteticamente ma meno pratiche. La leggenda all'origine del Wing Chun narra che le forze governative rasero al suolo un monastero Shaolin meridionale a inizio del XVIII secolo visto che il monastero offriva rifugio a nemici della dinastia Cheng. La leggenda narra inoltre che cinque ottimi combattenti sopravvissero alla distruzione. Uno di loro era una donna, di nome Ng Mui. Dopo la sua fuga, questa donna strinse amicizia con una giovane ragazza di nome Him Winchon, che al tempo veniva importunata da un delinquente locale deciso a sposarla che lei ne avesse voglia o meno. Quindi Moi consigliò a Yin Chun di accettare alla condizione che questo delinquentello locale pazientasse per qualche tempo. E durante questo periodo le insegnò uno stile di combattimento semplificato, progettato per essere appreso rapidamente per essere usato in maniera efficace da una persona più piccola. Alla fine del periodo prestabilito, questo tizio arrivò pronto a recalmare la sua sposa e Im Win Chun pose un'altra condizione. Avrebbe dovuto batterla in combattimento. Solo allora lei avrebbe accettato di sposarlo. Il delinquente pensò che fosse uno scherzo divertente e accettò. E Im Win Chun lo fece a pezzi. Quindi lo stile poi prese il suo nome. Quasi certamente quello che vi ho appena raccontato è più leggenda che storia. Però è una bella storia. E alla fine, quando si va nella storia delle arti marziali, la mitologia è sempre il più grande della verità storica eh? e non c'è quasi mai modo di separarla e capire cosa è veramente successo e cosa no. A Bruce Lee non interessava separare la leggenda dalla verità storica, il, il suo interesse per il Winchun era puramente pragmatico. Voleva diventare un combattente più efficace e nient'altro. Aveva 13 anni quando Ip Man cominciò a insegnarli. In modo caratteristicamente ossessivo, Bruce Lee si tuffò nello studio del Wing Chun con intensità maniacale, che era una cosa classica per lui, se le cose lo interessavano non le faceva mai a metà. Era molto motivato, era molto determinato, era competitivo, quindi se una cosa gli importava, buttava tutta la sua abbondante energia, la riversava in questa impresa. Questo approccio un po' ossessivo cominciò a dare i suoi frutti e gli permise di progredire molto rapidamente. L'unico problema è che il suo successo era fumo negli occhi per altri studenti di Man, i cui ego erano feriti dal fatto di essere surclassati da un nuovo arrivato. In preda all'invidia, alcuni di loro fecero pressione su Ip Man perché lo cacciasse, e come giustificazione usavano il fatto che Bruce non era un cinese puro sangue, e loro non volevano allenarsi con nessuno che non soddisfacesse i loro standard di purezza razziale. Ah, il razzismo chiaramente non era qualcosa che Bruce lee avrebbe incontrato solo più tardi nella sua vita, una volta arrivato negli Stati Uniti. Il razzismo era vivo e vegeto anche a Hong Kong e nel caso di Bruce Lee ci andò a sbattere con i ragazzi inglesi che lo consideravano un cinese e quindi inferiore, ma anche con altri cinesi che non lo consideravano abbastanza cinese. Quindi questa richiesta di cacciarlo ha messo Ip Man in notevole difficoltà, perché Bruce gli stava simpatico e quindi lui sarebbe stato più che felice di ignorare le regole a suo favore però d'altra parte non voleva trovarsi ad avere a che fare con una ribellione tra i suoi studenti. Quindi come compromesso Ipman lasciò che alcuni dei suoi assistenti istruttori insegnassero a Bruce, ma avrebbe evitato di dargli troppa attenzione personalmente. Da un lato questo atteggiamento sembrava consentiva la richiesta di non insegnargli, ma il fatto che non l'avesse cacciato e avesse ignorato la richiesta di espulsione rendeva chiaro che Voleva tenerselo stretto. E così Bruce continuò a frequentare la scuola di Ip Man, nonostante l'ostilità di alcuni compagni di classe che si rifiutavano di allenarsi con lui o se lo facevano cercavano di dargliene, come racconta lo stesso Bruce. Questi ragazzi, alcuni dei quali erano assistenti istruttori, mi hanno dato del filo da torcere quando ho iniziato a studiare Chun. Ero solo un ragazzino magro all'epoca. Ma secondo William Chong tutto questo non aveva importanza, perché Bruce progrediva così rapidamente che in breve tempo diventò migliore della maggior parte di loro uh, a velocità stratosferica. E mentre faceva passi da gigante nell'assorbire le lezioni di Ip Man, già che c'era studiò anche un po' di Shaolin settentrionale, uno stile noto per i suoi calci alti e le mosse più spettacolari, giusto per il gusto di avere uno stile sgargiante che gli avrebbe fatto bella figura ogni volta che avesse dovuto dimostrare le sue abilità in pubblico. E tra l'altro questo sarebbe rivelato molto utile alla cinematografia anni più tardi. Se avete un'idea romantica delle arti marziali come strumento di sviluppo spirituale o qualcosa per diventare un essere umano migliore, potete star certi che queste idee non si applicavano a questa fase della vita di Bruce Lee, e se per quello non si applicavano a gran parte della cultura giovanile dell'arte marziale a Hong Kong negli anni 50. Questi ragazzi si allenavano per una sola ragione, darsene di sana pianta, e combattere una cosa che facevano molto spesso. I giovani praticanti di Kung Fu formavano le loro bande e si sfidavano regolarmente per testare le cose lungi dall'essere scoraggiati dai loro insegnanti, i giovani combattenti di solito agivano con la benedizione dei loro istruttori. Hawkins Chong, ad esempio, racconta che Ip Man diceva ai suoi studenti: "Non credete a quello che vi faccio vedere. Andate fuori e combattete, mettetelo alla prova". È così che le scuole costruivano la loro reputazione, ma per evitare attenzioni indesiderate da parte della polizia, la maggior parte di questi combattimenti di sfida si svolgevano sui tetti degli edifici, dove, grazie agli stili architettonici prevalenti a Hong Kong, avevano spazio e privacy. E Bruce partecipava con molto entusiasmo a queste sfide. In un'occasione si trovò a battersi con un istruttore di una scuola di Choi Lee Foot. Il Wing Chun e il Choi Lee Foot erano entrambi stili molto popolari, e c'era una notevole rivalità tra i due. L'inizio dell'incontro non andò bene per Bruce, che aveva chiaramente perso il primo round e ne aveva anche prese parecchie, ma si riprese alla grande nel secondo e mise a capao il suo avversario. Sfortunatamente, però, l'occhio nero che si portò come risultato di questo combattimento lo tradì, suo padre si arrabbiò dicendo che stava sprecando la sua vita a combattere, e Bruce rispose dicendo «Ehi, io sono pessimo a scuola, però almeno me la cavo bene a combattere». Il che aveva senso, ma probabilmente non era la risposta che il padre sperava di sentirsi dare. Ma già che suo padre era arrabbiato, comunque, Bruce si iscrisse a un torneo interscolastico di pugilato. Il pugilato occidentale, ovviamente, gli richiedeva di adattarsi un po' alle regole e indossare guantoni pesanti e cose a cui non era abituato. Ma l'opportunità di combattere contro dei ragazzi inglesi e di non finire nei guai per questo era troppo allettante. E le cose andavano proprio come previsto. Bruce riuscì a battere il campione in carica e per una volta veniva elogiato per aver combattuto bene. Cosa rara visto che sia prima che dopo continuò a finire nei guai con la polizia per le scazzottate in strada. I poliziotti decisamente non erano tra i suoi fan principali, ma la sua reputazione di ragazzaccio. Unita alla sua esperienza come attore, al fatto che fosse un ragazzo molto bello. Tutte queste erano cose che lo rendevano molto popolare tra le giovani fanciulle, cosa di cui lui era molto felice. E tanto per andare sul sicuro e completare il pacchetto perfetto per far innamorare le ragazze, si dedicò anche alla danza, diventando un incredibile ballerino. Oltre ad aiutarlo nel reparto romantico. La danza lo avrebbe aiutato anche con le arti marziali, visto che gli permetteva di sviluppare un gioco di gambe impeccabile. Questa è una cosa che è meno rara di quanto si possa immaginare. Accade non così raramente che ottimi combattenti siano anche ottimi ballerini. Pensiamo ad esempio a Vasil Lomachenko, uno dei migliori pugili al mondo oggi, ma anche allenato e abilissimo nella danza. Bruce Lee odiava l'apprendimento accademico, ma eccelleva sia nelle arti marziali che nella danza. Le attività marziali extrascolastiche di Bruce, però, in particolare gli esperimenti sui tetti, sulla scienza del picchiare gli avversari, continuavano a metterlo in guai sempre più seri. Ci sono parecchie versioni sì, di un evento che accadde poco dopo questo periodo. Tutte concordano sul fatto che Bruce abbia causato danni pesanti a un avversario durante uno dei combattimenti sui tetti. A seconda della versione della storia a cui si crede, il ragazzo che aveva subito i pugni di Bruce era o il figlio di un gangster o il figlio di un'altra figura influente. Alcuni dicono un politico. Ci sono. Un sacco di teorie, ma in qualunque caso il risultato fu che la polizia fece sapere alla madre di Bruce che se avessero ricevuto un'altra denuncia per rissa l'avrebbero buttato dietro le sbarre per parecchio tempo. Quindi, dopo una sobria analisi della direzione che stava prendendo la vita di suo figlio, sua madre decise che forse era il caso che lui lasciasse Hong Kong e cambiasse aria. Essendo nato a San Francisco poteva chiedere la cittadinanza americana, o meglio era già cittadino americano, giusto per il fatto di essere nato negli Stati Uniti, ma a questo punto poteva utilizzarla e quindi trasferirsi legalmente dall'altra parte dell'oceano. A Bruce non venne data molta scelta. Sua madre gli aveva fatto la classica offerta che non si può rifiutare. E quindi nel 1959, a 18 anni, Bruce si imbarcò su una nave, lo avrebbe portato lontano da tutto ciò che conosceva, verso un destino incerto negli Stati Uniti. È difficile immaginare che Bruce non abbia provato un senso di perdita nel lasciare la sua famiglia, tutti i suoi amici e il suo maestro Hip Man. Ma dall'altra parte non posso fare a meno di immaginare che non abbia provato anche un certo senso di ebollizione nel navigare in metaforiche acque inesplorate, sapendo che aveva la possibilità di forgiare il proprio percorso lontano dalla sua precedente identità. Nella mia esperienza personale mi ricordo la sensazione di star vivendo una grande avventura quando a 18 anni mi sono trasferito negli Stati Uniti. Questa sensazione è resa più intensa dal non avere la minima idea di come sarà la vita in un nuovo paese di lì a poche settimane. Nel bene e nel male, il modo in cui Bruce Lee avrebbe giocato le sue carte una volta sbarcato avrebbe determinato il corso della sua vita. Quindi appuntamento alla prossima puntata dove scopriremo in che tipo di vita si imbatterà Bruce Lee negli Stati Uniti. Bruce Lee, History on Fire, un podcast di Daniele Bolelli, realizzato da Mondadori Studios, a cura di Miriam Spinnato, Michele Dalai, Danilo Di Termini. Coordinamento editoriale di Elena Marinelli. Progetto grafico di Francesco Poroli.